Ogni volta che su Saturno cala l'autunno, strane chiazze fanno la loro comparsa sugli anelli. È l'inizio di quella che gli astronomi chiamano la Spoke Season, la stagione dei raggi, anche se la forma di questi raggi è molto variabile e a seconda del punto di vista possono apparire come bagliori o come ombre. Osservati per la prima volta negli anni Ottanta dalle sonde della missione Voyager della NASA, sono a tutt'oggi fenomeni piuttosto enigmatici. Quale ne sia la causa non è chiaro, così come rimane incerta la loro natura stagionale. C'è però un indiziato principale, il campo magnetico. Quando il vento solare inonda di particelle elettricamente cariche i campi magnetici dei pianeti, dall'interazione che ne consegue si producono fenomeni come, qui sulla Terra, le aurore boreali e australi. Nel caso di Saturno, le particelle di ghiaccio degli anelli potrebbero diventare a loro volta cariche e le più piccole potrebbero così staccarsi, per levitazione, un po' al di sopra degli anelli stessi. L'asse inclinato di Saturno lo dota di 4 stagioni, come la Terra, ma ciascuna dura circa 7 anni terrestri a causa della maggiore ampiezza dell'orbita di rivoluzione. Ed è proprio a ridosso dell'equinozio, il prossimo si verificherà il 6 maggio 2025, che questi bagliori fanno la loro comparsa e diventano via via più evidenti, come testimoniano le nuove immagini del telescopio spaziale Hubble, che ha continuato a monitorare Saturno dopo la fine della missione Cassini nel 2017, e le cui immagini in ultravioletto e in infrarosso contribuiranno a svelare questo gioco di prestigio cosmico che fino ad ora è stato osservato solo qui,